Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un vlog di lettura. Vi porto con me nelle 2 settimane precedenti la Pasqua, quando il freddo è tornato a farci visita e il mio paese sembrava essere avvolto dall'aria frizzante di novembre. Le nuvole hanno oscurato il cielo e ha piovuto tanto. A dispetto di quei pochi giorni di sole che ci avevano illusi, siamo tornati ad accendere il caminetto per scaldare il nostro nido e io ne ho approfittato anche per leggere tanto. Ho letto ad esempio nei corridoi vuoti in cui sono stata in attesa, invece di perdermi su Instagram, proseguendo nella lettura di un romanzo che però non mi stava convincendo affatto. Beh, essendo un reading vlog, credo di dovervi parlare di quello che sto leggendo in questo momento. Il mio 2023 non è iniziato come un anno super carico di letture, però insomma qualcosa ho letto. In questo momento sto leggendo un libro che però è tremendo e avrei voglia di spenderci un video al riguardo solo per parlare di quanto sia tremendo questo libro e vabbè, ve lo faccio vedere. Liberi come la neve di Rita Nardi. Non ho idea di chi sia questa persona, io non la conoscevo, ma mi hanno detto, cioè ho saputo che è una TikToker, si dice così, non lo so perché io non ho TikTok. E comunque è una ragazza che fa video su TikTok che parla di libri per l'appunto e ha scritto il suo primo romanzo per Garzanti. Quindi io ero anche molto curiosa perché comunque anch'io sono appassionata di libri, ne parlo, però li scrivo anche, quindi insomma per me era bello potermi confrontare o comunque poter vedere quello che ha scritto. Scrittura carinissima, molto scorrevole, molto coinvolgente, mi piace. Ambientazione molto carina, siamo in Canada, in un paesino dove insomma freddo, dove spesso c'è la neve e con una bellissima foresta all'interno della quale c'è una riserva di indiani d'America, quindi nativi americani, scusate. E quindi, ok, per questo bene, ambientazione e scrittura, fine. Ragazzi, questo è il classico libro di Melma che fa il legno zodiaco, ok? Quindi, ragazza bella che non lo sa, super impacciata, qualsiasi cosa fa cade, si fa male, che chiaramente perde la testa assolutamente per un ragazzo che è una persona violenta, nel senso che è un ragazzo che fin dal primo incontro con lei la tratta male, quindi la offende, nel senso le intima di non avvicinarsi, di non immischiarsi nella sua vita, lui non la vuole vedere, la tratta come una menomata praticamente, la chiama pulcino perché è debole e fragile, e lei invece di rispondergli a tono e dire tipo ma chi ti conosce, ma cosa vuoi da me, si fa tante domande del tipo perché mi odia, perché io sono sbagliata, non piaccio mai a nessuno, quando è chiaro dalle prime 6 righe del libro che lui è innamorato di lei, lei si innamora di lui. Lui chiaramente bellissimo, stupendo, cioè lei proprio passa le ore così a guardarlo perché è impossibile non ammirare la sua bellezza. E trova tutte le scuse possibili e immaginabili, 100.000 occasioni per vedersi nonostante lui le abbia detto io non ti voglio tra i piedi, senza motivo chiaramente, non stare con me, non mi stare vicino. Però va a finire che si vedono sempre, lui chiaramente comincia ad avere tutti quegli atteggiamenti brutti che si vedono nei libri destinati di solito insomma più o meno agli adolescenti, cioè io tollero il fatto che a un adolescente piaccia leggere di un innamoramento, no? Di questo ragazzo, vabbè, super bello, anche se a me non piacciono, io sia i film che i libri, li preferisco quando i personaggi sono brutti, cioè normali, sono pieni di difetti come siamo tutti, quindi io questi supermodelli li ho sempre mal tollerati.
Comunque ci può anche stare che, vabbè, ci avviciniamo, sento i brividi, il cuore mi batte forte, vabbè, sensazioni che abbiamo provato tutti, ci sta. Ma quando lui prende la ragazza, l'attacca a un tronco di un albero con le mani così per tenerla ferma e le dice tu sei mia, o le grida contro sei innamorata di mio cugino, ci piace mio cugino, no, ecco, qui non ci siamo, qui non ci siamo. Questo, cioè, mi stupisco che una persona che legge tanto, che quindi è una lettrice forte e che insomma si rende conto di quello che viene raccontato e dell'impatto che hanno le letture anche su di noi, abbia deciso di scrivere una cosa che in realtà è un insegnamento totalmente sbagliato per adolescenti e adulti, cioè non si deve accettare o trovare sexy un uomo che ti tratta male, un uomo che ti tratta da stupida, un uomo che ti minaccia, un uomo che per tutto il tempo ti tratta come un cane, però poi basta quella volta in cui sei in pericolo, lui viene a salvarti, allora il principe, ah, vedi, è solo una corazza, in realtà lui ha il cuore d'oro. No, il cuore d'oro si mostra fin da subito. Quindi, insomma, detto questo in due parole, anche se in realtà ho già registrato 5 minuti, questo libro non mi sta piacendo, mi sta anche abbastanza irritando, quindi non so se continuare a leggerlo, dico la verità. Allora, ho deciso di dargli una seconda possibilità, che non è una seconda possibilità in realtà, provo ad andare un po' avanti prima di prendere la decisione. Quindi sono in macchina perché sto aspettando di incontrare una persona, mentre la Katia è a danza. E ho qui la borsa di yoga perché dopo farò lezioni di yoga e mi sono portata il libro. Proviamo. Per dare l'idea, ok? Vabbè, lei sta facendo tutti i pensieri strani, e lui gli dice: ecco, vedi, ci stai pensando troppo. Mi tirò uno schiaffetto innocente sulla testa. Pensi troppo? Come faccio a non pensare? Sbraitai. Percy si avvicinò con uno scatto a me, tanto da poter respirare la mia stessa aria. Mi fissò per un istante le labbra, lasciandosi sfuggire un soffio leggero, per poi allontanarsi di scatto. Così si fa così. Non potevo crederci. Si era avvicinato in quel modo solo per dimostrarmi che la mia mente era tanto annebbiata da non riuscire a formulare un pensiero lucido. Sei... Furiosa cercai nel mio vocabolario un insulto adatto, ma non me ne veniva in mente nessuno. Incredibilmente attraente? Ok, abbiamo capito il livello, no? Oltretutto ho letto l'altro giorno una scena in cui lei sta male perché ha perso i genitori il giorno di Natale, quindi vive male il periodo del Natale, sente in colpa, insomma, attraversa un periodo un po' di giù psicologicamente, e questo ragazzo la prende di peso, ok, dalla sua camera, la porta via dalla sua camera perché lei erano giorni che era rinchiusa lì a piangere, a disperarsi. La prende di peso, la porta fuori come per dire tu devi reagire e io te lo sto ordinando e questo devi fare. Quindi la prende di peso, la porta fuori dalla sua camera e la porta in bagno, ok? Per farsi la doccia. Lei gli dice: esci dal bagno? E lui gli dice: no, io sto qui perché voglio verificare che tu faccia la doccia veramente. Quindi, mentre lei fa la doccia, lui sta di spalle. Per non guardarla, per lasciarle un po' di privacy, mentre lei fa la doccia, però sta nel bagno per verificare che lei la faccia veramente. Abbiamo capito quindi qual è il problema di questo libro? Andiamo avanti. Parcheggio, nuovo momento per leggere, perché ho finito di fare le mie cose, la Katia è tornata a casa e io sono arrivata un po' in anticipo in palestra, quindi prima di andare a fare lezioni di yoga, provo a leggere qualche altra pagina.
insomma, l'avete capito, questo libro non mi stava piacendo, ma ho deciso di continuare a leggerlo perché ho sperato fino alla fine che succedesse qualcosa di straordinario, che mi stupisse in positivo. Visto però che questa lettura era tanto pesante, ho deciso di alternarla con un altro libro, Cos'è la felicità, di Daisaku Ikeda. Il libro è una raccolta di discorsi e interventi tenuti dal presidente del movimento buddista sul tema della felicità. L'ho trovato davvero interessante, un piacevole compagno di colazioni e pranzi. Buonasera, allora a quanto pare oggi sono fortunata, mi è caduto dal cielo un pomeriggio di libertà inaspettato, quindi sono solo a casa, ho intenzione di leggere tutto il pomeriggio e il mio obiettivo di oggi, scusate se il cellulare non è fermissimo ma lo sto tenendo con la mano, è finire questo libro. Dopo tutti gli spezzoni che vi ho lasciato in questo vlog, finalmente conto di terminarlo, anche perché mi mancano circa 90 pagine, vi faccio vedere. Ok, praticamente questo è quello che mi manca da leggere e questo è il peso di tutto quello che ho già letto e che è stato veramente un peso ad ogni pagina. Nel senso che, non che si legga male, però semplicemente non essendomi piaciuto, per me è stato davvero un peso. E allora voi direte, ma perché sei andata avanti a leggerlo e non l'hai lasciato? Perché ero curiosa di capire come mai avesse avuto questo successo e quindi se alla fine ci fosse stato magari un plot twist, insomma qualcosa che mi avrebbe scioccata e fatto cambiare opinione sul romanzo, però in realtà adesso mi manca davvero poco e non credo che accadrà. E inoltre mi sembrava impossibile scrivere 460 pagine senza in realtà far succedere niente all'interno del libro, invece evidentemente è possibile. Beh, comunque sto valutando se darvi un'opinione un po' più lineare alla fine di questo video oppure dedicarci un video apposito, vedremo. In ogni caso adesso mi metto a leggere e poi girerò la mia opinione a caldo appena finito il romanzo. Eccomi qua, allora ce l'ho fatta, l'ho finito, grazie a Dio, a parte gli scherzi, ovviamente se fosse stato un libro davvero illeggibile non l'avrei finito, però secondo me ecco l'unica cosa che lo salva è la scrittura, perché secondo me è scritto bene, è una scrittura molto semplice però coinvolgente. Vabbè, il libro non è, non si è smentito alla fine, nel senso che ci sono stati diversi punti, anche se troppo alla fine rispetto al volume del libro, però ci sono stati diversi punti in cui effettivamente poteva succedere qualcosa di particolare, che poteva stravolgere un po' le carte in tavola. Questi spunti non sono stati, secondo me, lavorati a dovere, quindi in realtà ogni situazione diciamo destabilizzante che si poteva presentare alla fine veniva risolta nella maniera più banale, scontata, trita e ritrita, cioè quello che poteva accadere di più banale è accaduto e che poteva risolvere, diciamo, la faccenda in poche pagine. Non mi sono piaciuti i personaggi, che secondo me sono molto stereotipati. Ad esempio la figura di questo zio Harry che prende in affido la protagonista del libro, che è un, diciamo, viene proprio utilizzato dalla scrittrice per metterlo dove fa comodo, nel senso che quando la scrittrice ha bisogno che la protagonista esca di casa e si incontri con il ragazzetto, questo zio scompare, è sempre al lavoro, ok? Quindi la casa è sempre libera, lei può sempre uscire, esce la notte, esce la mattina prestissimo per vedere l'alba, eccetera, eccetera, quindi lui lavora sempre, non c'è mai. Però gli vengono messe in bocca delle frasi tipo che dice magari a questo ragazzo, guarda che ti tengo d'occhio, oppure
comportati bene con la mia, insomma, figlia, diciamo, perché poi la tratta come una figlia, perché altrimenti te la faccio pagare. Insomma, le classiche frasi da padre premuroso, ma questo zio in realtà è tutto lì, non c'è nient'altro. In realtà è un personaggio abbastanza banale che serviva, cioè che non ha una vera personalità, ecco, secondo me. L'utilizzo di frasi scontate, banali, anche qui, trite e ritrite, le frasi fatte, c'è cioè di continuo. La protagonista, qualsiasi situazione difficile succede a un altro personaggio, è sempre quella pronta a dare questi suggerimenti veramente molto banali, no? Le classiche frasi motivazionali, e gli altri personaggi, si sorprendono per la sua enorme saggezza. I personaggi, inoltre, sono pochi. Sono troppo pochi, nel senso che sembra che tutto il mondo ruoti intorno a queste persone, non c'è nessun altro. E anche questo, ci sono delle situazioni in cui sarebbe normale che esistessero altre persone esterne che non per forza devono avere una personalità, ma sono delle comparse, ma esistono nella vita delle persone, così come dovrebbero esistere in un libro ben scritto, ma così non è. Un esempio, c'è una famiglia che viene descritta qui, che è la famiglia del ragazzo, per capirsi, che è una famiglia abbastanza numerosa, sono un bel po' di cugini e fratelli, e tutto quello che fanno è sempre tra di loro. Non esiste nessun altro, non è possibile che il capodanno, dal bambino al ragazzo di più di 20 anni, lo trascorrono tutti insieme perché è una tradizione. Boh, non lo so, ci sono delle situazioni veramente assurde in cui secondo me altri personaggi servirebbero, però forse non, manca un po' la maturità per scrivere qualcosa di meglio. Vabbè, detto questo, io smetto di parlare di questo libro. Qui c'è un canino, vieni amore, vieni. Eccolo, eccolo, che c'era? Tu sì che sei la mia gioia. Lui è la mia gioia, Tuco. Che musino. Ok, e quindi niente, adesso mi dedicherò a qualcos'altro, spero migliore. E in effetti qualcosa di migliore l'ho trovato, proprio tra i giorni di Pasqua e Pasquetta. E mi sembra anche chiaro che mi piace mangiare mentre leggo, anche dopo i pranzi delle feste. E sempre ovviamente in compagnia di Tuco, che spera di beccare qualche bocconcino. Ma dei nuovi libri parleremo un'altra volta. Per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog.